Ma io non ho veramente capito chi ha deciso al ministero che io da quest'anno debba insegnare per terra. Io non, per carità, sono una professoressa dalle larghe vedute, cioè non ho mica problemi da quel lato lì, ma va bene. Ragazzi, buongiorno. Allora, mi scuso già, ma sono un pochino raffreddata. Non mi sento tanto bene e mio marito mi aveva consigliato di stare a casa, insomma, sono sempre presente, non ho mai fatto giorni di malattia ancora questa settimana, quindi, insomma. Mi aveva consigliato di stare a casa, ma io non voglio, ragazzi. L'anno si sta per concludere, fra un po' abbiamo gli esami di maturità insieme, quindi io non me la sentivo di lasciarvi. E stamattina avevo una semplice febbre 37 e mezzo, nulla di, però adesso mi sento molto, molto raffreddata, adesso sì, devo essere sincero. Infatti, qualcuno mi fa a prendere un bicchiere di tè, per favore? Tè caldo, senza zucchero, per favore. Allora, aspettate. Allora, ho solo 50, ma devo avere qualcosa di moneta. 50. Quanto costa, ragazzi? Il tè non lo prendo mai. 50, 60, 55. Ok, 50 e 5. Questi, ok. Vai tu, Gianfilippo. Grazie. Un tè caldo e mi raccomando, non fare il giro dell'istituto, Mi raccomando. Ah, aspetta. Aiuto. Fate silenzio, ragazzi, per favore, che non mi sento tanto bene stamattina. Evitate voi di metterveci anche voi. E stamattina non ci sono mica con la testa. Ho tenuto il quaderno dell'altra classe. Ho tenuto questi due quaderni. Sono di due ragazze e della. Aspettate, in che classe ero prima? Allora, che sono le 10 alle 9, ero nella seconda B, quindi no, tu Gianfilippo vai perché se no ci metti troppo. E Martina, questi nella classe che ho, seconda B, che classe ho detto? Tieni, due ragazze, loro lo sanno, gliele lasci. Allora, ragazzi, aprite le finestre. Aprite le finestre. Sì, ho sul giubbotto ancora il mio cappottino. Me ne scuso, ma ho molto freddo. Però le finestre vanno aperte perché dobbiamo cambiare un pochino aria, ragazzi. E se avete freddo, mettetevi i cappotti anche voi. Però non voglio assolutamente niente. Ma adesso mi è venuto anche il mal di gola. Allora, ragazzi, per favore, non fatemi alzare la voce che già sta andando via. L'altra classe, una seconda, è stata veramente una grossa fatica. Voi ragazzi avete 18 anni, dai, su, per favore, rispettatemi. Adesso allora, adesso mi prendo una caramellina. Sì, mi sono portata questo qui perché non trovavo l'astuccio quell'altro. Adesso mi prendo una caramellina al limone e faccio tutto meglio, vedrete. Sì, perché ormai mi conosco, sono quei malanni che ogni tanto mi vengono.
Allora, adesso mi piangono anche gli occhi, ragazzi. Ok, allora, non volevo mancare alla lezione di oggi, anche perché devo ridarvi le verifiche, giusto? Allora, ok, già molto meglio. Allora, Matteo, la verifica non è andata mica tanto bene. Aspetta, è corretta a metà. No, ragazzi, l'ho detto, non mi sentivo mica tanto bene ieri, quando le stavo correggendo. Non mi sono accorta di averle corrette a metà. Niente ragazzi, se non vi dispiace ve le porto domani. Tanto noi ci vediamo anche domani, giusto? Perfetto. Quindi no, ve le porto domani perché le ho corrette a metà. Eccoti finalmente Gianfilippo. Ma dove sei stato? Ma sei andato a prenderne l'altro istituto? Grazie, eh. Grazie. Ma è zuccherato questo qui, ma te l'avevo chiesto senza zucchero. Buono, buono, mi sento già meglio. La caramellina e il tè caldo, ragazzi, mi sento già molto bene. Allora, visto che non mi dispiace, non mi sono accorta di non aver finito di correggere le verifiche, ma credo di essere scusata, visto che io comunque vi ho sempre portato le verifiche in tempo, vi ho sempre portato le verifiche in orario, quindi non sto molto bene, quindi secondo me una volta me la potete concedere. Ok? Perfetto. Quindi allora, ragazzi, visto che le verifiche non sono corrette, l'unica cosa da fare è interrogare. Ok? Allora, interroghiamo. Dove eravamo rimasti? C'erano dei volontari oggi? Ragazzi, c'erano dei volontari? Ragazzi, non sento però, dai, alzate un pochino la voce quando almeno mi dovete rispondere. Che freddo. Allora, adesso, visto che allora nessuno mi dice niente, controllo io. A che punto eravamo arrivati? Allora, il capitolo 789, 789 l'abbiamo fatto. Quindi oggi vi chiederò l'8, il 9, il 10. Ok? Allora, dov'è? Qua. Allora, il mio registro. Partiamo. C'è qualche volontario, ragazzi? C'è qualcuno che si offre? Non troppi, non tutti insieme, ragazzi, che non ce la faccio tutti insieme. Allora, visto che sei stato così gentile, Gianfilippo, incominciamo da te. Allora, di che cosa avevamo parlato la scorsa settimana? No, 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 questo è sbagliato. Mamma mia. No, 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 no. Aspetta che intanto prendo anche la tua verifica. Tu sei? Ok. Aspetta, eh. Guarda, te la correggo qua sul momento. Qui. Finisco di correggertela qui. Ah, mamma mia. Così. Allora, nella verifica hai preso 4. Ok, adesso quindi ti faccio le domande che hai sbagliato.
Allora, io ti ho chiesto qui la data in cui scoppiò la guerra. Me la puoi dire per favore? No? No, Gianfilippo, no, è sbagliata. Gianfilippo, dai. No? No. Ragazzi, c'è un telefono che suona in aula. Per favore, volete rispondere? Anzi, cosa dico? Volete spegnere quei telefoni? È il mio? Aiuto. È il mio. Avete ragione, ragazzi. Questo è mio marito. Questo è mio marito che vuole sapere come sto. Ma dov'è? No, ma non è qua. Ragazzi, scusatemi, esco un attimo, Esco un attimo, prendo il mio tè e torno, ok? Grazie.